Ciao amici, sono sicura che ve lo chiedete anche voi, come mangiare sano fuori casa? Quando usciamo con gli amici spesso ci dobbiamo adeguare a quello che scelgono gli altri, ma per fortuna esistono dei segreti preziosi per mantenersi in forma e in salute quando si mangia fuori. Già, che piatti scegliere? Prima di tutto bisogna limitare i danni seguendo queste semplici regole: preferire i piatti meno elaborati, evitare salse e salsine, abolire i fritti e lasciar perdere le bibite zuccherate, limitare le quantità delle porzioni e dimenticare gli alcolici a tavola, evitare i dolci dopo pasto. Perché ammazzarsi di cibo spazzatura, rischiare di stare male e sabotare la dieta? Se il problema è tutto social, tra amici e colleghi, pranzi di lavoro, parenti e familiari, usate la scusa delle intolleranze o del mal di pancia la notte prima o del medico che vi ha consigliato di rimanere leggeri qualche settimana. Funziona sempre. Ma vediamo ora quali ristoranti e menù scegliere se si mangia fuori. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Mangiare sano al giapponese. Al ristorante giapponese trovate molti piatti, non solo sushi e sashimi. Se cercate pesce crudo, affidatevi a un ristorante con materie prime di ottima qualità. Non si scherza, ma non più di una volta alla settimana, anche se contiene proteine e grassi buoni, è pieno di mercurio. Non esagerate con le porzioni, è facile lasciarsi prendere la mano, soprattutto nell'area all you can eat. Anche la salsa di soia va consumata con moderazione, è ricca di sodio e anche zucchero. Ci sono però piatti sani come gli spaghetti di grano saraceno, yakisoba oppure il riso alla cantonese, le zuppe di miso con o senza alghe. Mangiare hamburger al fast food. Ma Simona, questo non è da te! Se siete all'estero e non c'è altro o proprio volete farvi del male, fatevene il meno possibile. Nei fast food, oggi super economici, trovate carne rossa ma anche bianca, pesce e alternative vegetariane. Evitate le patatine fritte, andate cauti con ketchup e salsine e niente eccesso di formaggio fuso. Prendete sempre un'insalata e provate gli hamburger vegetariani o il pollo alla piastra. Meglio una bottiglia d'acqua frizzante o naturale che mezzo litro di Coca-Cola. Mangiare sano all'indiano. Anche i ristoranti indiani hanno menù per tutti i gusti, magari leggeri a base di pollo, gamberi e verdure, più sani e meno grassi di carne di manzo e agnello. Ottimo il riso basmati al limone, le verdure speziate ma non troppo, il pollo tandoori col riso bollito, la salsa raita, il paneer, le lenticchie dal col riso. Sono scelte abbastanza sane da mangiare fuori casa. Mangiare sano al cinese. Nei ristoranti o takeaway cinesi non esagerate con le porzioni spesso offerte a prezzi bassi. Ordinate un piatto per volta, non bevete birra a tavola per non gonfiarvi troppo e limitate i piatti fritti. Per mangiare sano ci sono gli involtini primavera, le nuvole di drago, i ravioli a vapore. Se ci tenete alla linea, usate poco le loro salse agrodolci, cioè zuccherate. Scegliete piatti cotti a vapore, il pesce servito con riso e verdure, insalate fresche preparate al momento. Mangiare pasta e pizza in modo sano. Pasta e pizza fuori casa non sono il demonio se non si esagera. Sono meglio dei fast food, del cibo etnico di scarsa qualità, dei sughi a base di panna e burro. Se dopo pranzo bisogna lavorare o fare sport, meglio pasta con pomodoro fresco e grana. Pollice in su anche origano, basilico, peperoncino, olive e pomodorini. Pizza a pranzo ok, ma con base sottile, senza mozzarella e alle verdure. Evitate salumi troppo elaborati, condimenti sott'olio, bibite o birra d'accompagnamento. Una volta a settimana si può fare. Mangiare sano vegetariano. Ecco la vera soluzione. La cucina vegetariana e vegana assicura i migliori risultati. Se avete uno stile di vita attivo e leggero, evitate la carne, almeno fuori casa. Ma non mangiate solo un'insalatina magari scondita come unico pasto, ma fate attenzione ai piatti vegetariani ricchi di grassi, formaggi, uova, salsine. Anche nei locali green è meglio controllare e chiedere info sui piatti del giorno consigliati dallo chef. Gustatevi estratti di frutta e verdura, legumi, cereali, zuppe, insalate di stagione, seitan e tofu sformati di verdure. Avete visto quanti modi di mangiare bene fuori casa? Chi vuole mantenersi trendy e sano può farlo tranquillamente, senza scuse. Se volete conoscere le mie ricette facili e veloci per restare in linea e in forma, è facile, basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche per essere aggiornati appena esce un nuovo video e non perdere neanche un consiglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!